Buongiorno a tutti, un saluto a Salvo e a tutti gli iscritti di questa pagina Facebook. Grazie per le numerose domande che mi avete posto, cercherò di soddisfare tutti i vostri dubbi. Inizierei proprio da una panoramica che vuole presentare la tricopigmentazione. La tricopigmentazione è una specialità estetica che consiste nell'introduzione di un pigmento specifico a livello del derma superficiale, il cui scopo è quello di ricreare l'effetto del pelo in zone colpite da deficit pilifero. La tricopigmentazione non è un tatuaggio e si differisce da questo per numerosi motivi. Direi che quattro sono quelli fondamentali. Prima di tutto la profondità nella quale viene inserito il colore. È vero che come nel tatuaggio si lavora nel derma, ma il derma, che è il secondo strato della pelle, è diviso a sua volta in altri due strati, derma superficiale o papillare e derma profondo o reticolare. La tricopigmentazione ha come scopo quello di depositare il pigmento nel derma superficiale, proprio sotto il primo strato che si chiama epidermide. Quando si parla di tatuaggio, si parla di trasporto di pigmento nel derma profondo. Quindi questa è la prima differenza. Perché può avvenire questa distinzione di deposito di pigmento? Perché si utilizzano delle apparecchiature che sono differenti da quelle del tatuaggio, quindi sono apparecchiature specifiche che trasportano il pigmento a una certa profondità, che è di 0,5 mm. Quando si parla di tatuaggio, si parla di un trasporto di pigmento a una profondità di circa 2 mm. I pigmenti in tricopigmentazione generalmente sono semipermanenti o riassorbibili, mentre i pigmenti da tatuaggio sappiamo tutti che sono destinati a rimanere all'interno della pelle per sempre perché non possono essere mangiati dal sistema immunitario, cosa che invece avviene quando si utilizza un pigmento di tricopigmentazione riassorbibile. Un'altra differenza fondamentale tra tatuatore e tricopigmentista è il percorso di formazione. Essere un professionista di tricopigmentazione significa svolgere un percorso didattico che porta questa persona a diventare un professionista esperto nell'eseguire trattamenti che non sono fare i puntini in testa, ma richiedono una certa preparazione. Da circa un anno anche nei nostri studi è stata inserita la tricopigmentazione permanente. Qual è la differenza con quella riassorbibile? Permanente significa per sempre. Per sempre non è sinonimo di per sempre bello, perché anche il pigmento permanente della tricopigmentazione è destinato a mutare nel tempo. A mutare perché tutti noi abbiamo un tatuaggio, conosciamo persone che hanno tatuaggi e quindi possiamo verificare noi stessi che il colore a distanza di anni nella pelle tende a subire delle modifiche, sia nella forma, perché sfuma nei bordi, sia nel colore, si dice che vira, quindi cambia leggermente la propria colorazione che all'inizio è intensa e precisa e poi tenta di diventare e sfumata, soprattutto nella zona dei bordi sgranata. Ora, tricopigmentazione permanente significa inserire sempre a livello del derma superficiale un pigmento che ha una caratteristica di non riassorbibilità, quindi esattamente come quella del tatuaggio. Questo non significa che facendo una tricopigmentazione permanente sia a posto per sempre. Questo è un concetto che deve essere chiaro. Significa che si ha un colore per sempre sullo scalpo, che però è destinato a modificarsi nel tempo, sia per forma, perché perde in precisione, sia per colore, perché può virare leggermente, quindi tende a diventare piuttosto grigiastro. Bisogna poi valutare altri aspetti della tricopigmentazione permanente. Bisogna valutare che una cosa per sempre ci può creare dei vincoli. Dei vincoli perché non siamo più liberi di decidere se avere o no quel trattamento, se modificarlo compatibilmente con il cambiamento morfologico. E soprattutto quando poi i capelli nel corso degli anni tendono a cambiare colore, quindi a diventare pian piano sempre più bianchi, sarà un problema adattare quel colore al cambiamento. Quindi è verosimile pensare
a una tricopigmentazione permanente, e nel caso in cui si volesse rimuovere o cambiare qualche cosa, sottoporsi poi a sedute laser per la rimozione del pigmento stesso. Mi è stato chiesto se con la tricopigmentazione i follicoli o i capelli in generale subiscono dello stress. In realtà è esattamente l'opposto. La profondità in cui lavora l'ago, cioè 0,5 mm, crea iperemia, cioè maggior afflusso di sangue in superficie. Il sangue porta ossigeno e nutrimento ai bulbi, quindi non solo non li danneggia, anzi li fortifica. Per eseguire un trattamento sulle cicatrici strip, fue o una cicatrice in generale anche post intervento chirurgico, si eseguono generalmente due sedute, una a distanza di un mese dall'altra. Coprire una cicatrice non significa far sparire una cicatrice, significa camuffarla nel contesto circostante. La cicatrice è un tessuto che si rimargina a seguito di un trauma, quindi si presenta differente rispetto alla cute sana. È lucida, è bianca, può avere un rilievo, può avere un avvallamento, può essere in diastasi, può essere cheloidea, quindi può avere diverse caratteristiche. Il successo della tricopigmentazione su una cicatrice dipende dalla qualità di quella cicatrice. Quindi, quando la caratteristica è ottimale, cioè una cicatrice è piatta e bianca, sicuramente si hanno maggiori vantaggi nel camuffare la stessa. La tricopigmentazione si può eseguire su tutti i toni di capelli che vanno da biondo scuro a bruno. Quindi tutti quei toni che all'interno della colorazione del capello contengono melanina, quindi il pigmento marrone. Non è possibile, perché come in tutte le cose anche la tricopigmentazione ha dei limiti, eseguire trattamenti su biondo platino, bianco naturale, tipo albino, quindi completamente bianco, o rosso. Quindi in questi casi non è consigliabile la tricopigmentazione a meno che non si decida di lavorare anche sullo scalpo nelle zone dove questi capelli sono presenti ma che non hanno una pigmentazione. In piccole aree della barba dove c'è un po' di diradamento o dove ci sono delle chiazze di alopecia è possibile eseguire la tricopigmentazione con effetto rasato. I trattamenti di tricopigmentazione possono avere diversi effetti. Un effetto rasato, un effetto densità e poi c'è la copertura delle cicatrici. Quando si parla di effetto rasato, si parla di un procedimento che dura per 3 sedute. 2 sedute in 2 giorni consecutivi, più una dopo un mese. Perché c'è questo iter? Perché nella prima seduta viene creata un'area di punti equidistanti, come se fossero una rete. Il giorno successivo, tra questi punti vengono collocati altri punti prendendo come termine di paragone i capelli naturali del cliente in maniera da creare una certa omogeneità. Quindi i punti non sono mai messi a caso in nessun trattamento. Quando si parla di effetto densità si parla di 4 sedute, 2 in 2 giorni consecutivi e dopo un mese altre 2. In questo caso si cerca la saturazione della pelle, ovviamente cercando un colore che sia compatibile con quello del cliente. Quindi nella prima seduta si crea una rete di punti equidistanti nella zona diradata, dopodiché nelle successive sedute si va a lavorare sempre all'interno di questi punti fino ad arrivare quasi alla saturazione, quindi l'obiettivo sarà quello di togliere trasparenze e per l'occhio che vede questo scalpo si avrà la sensazione che c'è una chioma più folta, perché comunque non si riesce più a leggere la cute oltre i capelli. Per quanto riguarda le cicatrici, le sedute sono 2 e sono una a distanza di un mese dall'altra. Il tempo di esecuzione delle sedute, grazie anche alle apparecchiature che sono specifiche, no? Che quindi consentono all'operatore di lavorare con una certa scioltezza per realizzare il trattamento, si riducono a tempi che sono più o meno, insomma, brevi. Le sedute durano in genere 1 ora e mezza massimo la prima, e parlo di
tre aree classiche, quindi tutta la zona superiore, frontale, mediscalpo e vertice, e un'ora o meno di un'ora la seconda. Tutte le altre sedute a seguire, compresi i mantenimenti annuali, hanno una durata sempre meno di un'ora. La tricopigmentazione è sconsigliata nei casi in cui ci sono delle patologie o pregresse patologie a livello del cuoio capelluto. Quindi, una dermatosi è una patologia cutanea, quindi un eczema piuttosto che una psoriasi a livello del cuoio capelluto può essere in fase dormiente, ma riproporsi dopo la tricopigmentazione, questo sicuramente inficerebbe il risultato, perché comunque il lavoro non risulterebbe più omogeneo. Per quanto riguarda le dermatiti, in realtà, che sono delle infiammazioni momentanee della cute, se tenute sotto controllo permettono lo svolgimento della tricopigmentazione. Chiaro è e fondamentale è che nel momento in cui si esegue il trattamento la cute deve essere assolutamente sana. L'utilizzo di topici a base alcolica, tipo il minoxidil, devono essere sospesi una settimana prima del trattamento e una settimana dopo il trattamento. L'alcol all'interno di questi prodotti, infatti, dilata i capillari e questo sarebbe un problema per l'esecuzione fisica del trattamento, perché nel momento in cui con l'ago che fa da veicolo del pigmento si va a lavorare sulla pelle, il sangue porterebbe fuori il pigmento che viene man mano inserito e quindi questo sarebbe un conflitto. È possibile eseguire una tricopigmentazione per amplificare il risultato del trapianto e secondo il mio personalissimo punto di vista sarebbe opportuno che passassero 6 mesi. Questo perché la pelle non è ancora completamente guarita dall'intervento fatto dal chirurgo e quindi il risultato della tricopigmentazione potrebbe non essere ottimale. Quando invece si vuole pensare alla tricopigmentazione prima del trapianto, allora sempre secondo il mio personale punto di vista è possibile eseguire la stessa 1 mese prima dell'intervento, però in questo caso è sempre opportuno sentire il parere del medico che vi dovrà operare o che vi ha operato. Dopo aver eseguito un trapianto, se si vuole pensare a una tricopigmentazione, generalmente si pensa alla stessa come effetto densità e quindi dare una copertura maggiore nella zona dove sono stati inseriti gli innesti. Questa procedura è identica alla procedura di effetto densità che si fa in tutti gli altri casi dove c'è un classico diradamento sulle donne e via dicendo. Ma nelle apparecchiature che utilizziamo c'è una impostazione particolare che viene proprio settata nel momento in cui c'è questo tipo di pelle da trattare, perché la cute post trapianto è una cute coriacea più dura e quindi ha bisogno che il settaggio della macchina sia corretto per questo tipo di pelle. Poi il protocollo non cambia perché le sedute saranno sempre 4 per quanto riguarda l'effetto densità e la collocazione dei puntini sempre la medesima per ottenere la saturazione. La combinazione FUE più tricopigmentazione è sempre consigliabile perché il chirurgo in maniera saggia può innestare un determinato numero di follicoli e la tricopigmentazione va ad amplificare, quindi a coprire le eventuali zone che sono rimaste un po' più vuote dopo l'intervento stesso.